territorio, quello fanese, dalla duplice anima, agricola e marinara. Quale che sia la predominante, difficile dirlo. Di certo c'è che sono due facce di una medesima medaglia, quella del lavoro duro, del sacrificio e della fatica. Per questo ogni anno, alla ricorrenza di eventi in questi due mondi, si raccontano i medesimi valori e modi di interpretarli, come nel caso di Fanogeo al Conma di Rosciano e la festa della mietitura al Falcineto Park. Due eventi con oltre 30 anni di vita che, pur evolvendosi ai tempi attuali, mantengono immutata la loro atmosfera e le antiche tradizioni. È molto cambiata l'agricoltura in questi periodi, inutile dirlo. Una volta c'erano anche i trattori che si vendevano all'interno della fiera, oggi veramente un mondo di aree tematiche dove venendo al CODMA troverete tutto del mondo agricolo. Il tutto si aprirà il sabato mattina con l'inaugurazione, ma anche con una didattica dove parteciperanno 400 bambini delle scuole, e poi andrà avanti il weekend. Di solito in occasioni come queste sembra che nessuno vuol sentir parlare delle problematiche, che invece sono tante, però io non mi dilungherei troppo su questa cosa, perché meglio concentrarci sulla festa e quest'anno per noi anche un'occasione particolare importantissima, che è il 70° anno di attività della cooperativa agricola Falcineto. Il mondo agricolo poi non poteva non ricevere il pieno sostegno della BCC di Fano, nata come cassa rurale artigiana, e del comune, che vede nell'agricoltura essere nuovamente una fonte di sviluppo economico per la città, dopo anni bui in cui ora i giovani però ritornano alla campagna interpretando il rinnovamento e l'innovazione. Anche la banca vuole essere presente per cercare di sviluppare queste iniziative e stare vicino tutto al mondo agricolo e anche alle nostre persone. Il Comune, con le sue iniziative, cerca anche di sostenere questo settore, che lo ritiene molto importante per l'economia fanese, oltre le altre attività manifatturiere. Naturalmente, tra le tante attrattive delle due manifestazioni ce n'è una che fa sempre strage di presenze: lo stand dei bellissimi cani dell'allevamento di Del Biagio. Porterò per i bambini che ci saranno sabato mattina diversi cuccioli, anche qualche cane adulto, per far vedere come diventano e come noi li educhiamo e li cresciamo, questi cani.